siamo qui tutti con un solo pensiero, quello di promuovere la cultura del dono, la cultura della fratellanza e della solidarietà, che sono alla base della Dichiarazione dei diritti umani. Donare è un atto d'amore e partecipazione. Donare significa dare spontaneamente senza aspettarsi nulla in cambio, e le associazioni di volontariato presenti in questo Salone dei Marmi lo dimostrano questa mattina, ma soprattutto ritengo che sia veramente formativo per i giovani. Perché formativo il volontariato? Il volontariato significa investire nel futuro della comunità, nella crescita personale di ognuno di voi, attraverso la riflessione su alcuni valori fondamentali per la nostra società. E quali sono questi valori? Il significato del gesto gratuito, del gesto disinteressato, l'attenzione verso la persona, il rispetto, lo spirito di iniziativa, l'importanza della condivisione, il desiderio di rendersi utili. Questo è il cuore del messaggio rivolto dalla vice sindaco Pachimemoli agli intervenuti all'incontro tenutosi stamani 19 ottobre presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno per la presentazione del programma della nuova stagione sociale realizzato in stretta sinergia con vari enti attivi nel territorio di Donation Italia APS, associazione nazionale ed ente del terzo settore nata con lo scopo di promuovere la cultura del dono, intesa come fratellanza, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Fin dalla sua fondazione, l'Associazione di Promozione Sociale realizza iniziative a carattere sociale, sanitario e artistico-culturale, ispirandosi ai principi espressi dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Noi oggi presentiamo la stagione associativa del 2024 e 2025 dell'Associazione Nazionale Donation Italia APS, nonché ente del terzo settore. Sono tantissimi progetti in calendario, sono tantissimi gli eventi che abbiamo in programma, i quali coinvolgono non soltanto la provincia di Salerno e la regione Campania, ma anche altre regioni d'Italia. E poi abbiamo una sorpresa di un bellissimo gemellaggio con l'Angola in Africa, dove appunto vedremo Salerno protagonista in questo bellissimo progetto in Africa. Noi abbiamo il nostro sportello d'ascolto gratuito per tutte le persone che hanno difficoltà, abbiamo il progetto Dona con Amore in ospedale pediatrici, dove doniamo appunto giocattoli e sorrisi a tutti i bambini malati, abbiamo Dona la tua treccia, un altro bellissimo format in cui noi invitiamo le persone a donare le proprie trecce per quelle che poi saranno le parrucche realizzate per i reparti oncologici. Abbiamo progetti a scuola, progetti con le istituzioni, insomma davvero tanti. Seguiteci, nostro sogno è di provare a migliorare le cose, questo mondo sempre più difficile, insieme a tutti quanti voi.